Siamo all'ottava settimana del tempo ordinario. Abbiamo ascoltato nelle due domeniche precedenti, sempre dal Vangelo di Luca, dapprima le Beatitudini e poi l'amore per i nemici. E questa sottolineatura delle Beatitudini e dell'amore per i nemici in questa domenica ci porta ad avere tre esempi, il primo dei quali è quello della cecità. È una cecità quella che ci dice Luca, tale per cui riusciamo a non ritenerci bisognosi della misericordia del Padre. Questo è il punto forte del richiamo di Luca. E questo tipo di cecità ci porta alla superbia, ci porta a pensare di essere sempre bastanti a noi stessi. In un certo senso possiamo dire che siamo sempre degli specialisti nell'inventare vie di salvezza di ogni tipo, di tipo psicologico, di tipo spirituale, di tipo materiale. Ecco, questa cecità, ci dice Luca, dobbiamo sconfiggerla. Ed eccoci appunto anche al secondo esempio, quello della pagliuzza. Ricordiamoci quello che il Papa, per esempio, continua a richiamare a proposito di maldicenza e di mormorio. Noi siamo portati molto spesso, anche nelle nostre attività ordinarie, a dire sì, ci vogliamo tutti bene, però, c'è sempre un però che riguarda qualcuno. Ecco, pensare che dobbiamo prima guardare la nostra pagliuzza, prima di guardare la trave di qualcun altro, credo che sia importante, e questo è quello che ci ricorda Luca. Riguardo poi il terzo esempio che ci fa in questo Vangelo, quello dei frutti, è un'esortazione forte che riguarda proprio la nostra vita che tra l'altro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci porterà verso la Pasqua, ed è un cammino di purificazione, è appunto l'esortazione che ci fa Luca a purificare il nostro cuore dando spazio alla sua parola.